Ciao, sono Surfa e oggi mi trovo a New York per una nuova puntata di Curiosity. Sono qui per conto di Eurosport perché, visto che l'MLS è una loro esclusiva, oggi vi parlo di un calciatore italiano che gioca negli States. Quindi eccovi la lista delle 10 cose che forse non sapete su Sebastian Giovinco. Nel 2015 ha vinto la classifica marcatori nell'MLS, diventando uno dei 6 italiani ad aggiudicarsi il titolo di capocannoniere in un campionato straniero. È passato dalla Juventus al Toronto accordandosi per uno stipendio di 8,5 milioni di dollari a stagione per 5 anni. È il primo calciatore nella storia dell'MLS a vincere in un anno capocannoniere, assist man, golden boot ed MVP. Da ragazzo non amava la scuola, infatti ha frequentato fino alla terza geometra e dopo averla ripetuta per 2 volte ha mollato gli studi. È alto 1,62 m e vista la sua statura è soprannominato la formica atomica. Quando è stato annunciato il suo trasferimento a Toronto, è stato comunicato con il logo del supereroe. Ha iniziato a giocare a calcio per caso, una volta ha accompagnato un amico ad una partita e visto che mancava un giocatore è entrato in campo e da lì non ha più smesso. Fin da piccolo aveva il mito della maglia numero 10 che indossa a Toronto, infatti il suo idolo era Alex Del Piero. Nonostante abbia iniziato nelle giovanili della Juventus, Sebastian è sempre stato un tifoso del Milan. Ha un fratello, Giuseppe, di 3 anni più giovane che gioca nel Catanzaro in Lega Pro. Tra i suoi fan spicca uno dei personaggi più noti di Toronto, ovvero il rapper Drake. I due si sono incontrati nel febbraio scorso. E queste erano le 10 cose che forse non sapevate su Giovinco, che con le sue prodezze rappresenta l'Italia negli States. Io ringrazio Eurosport per questa stupenda esperienza e ora a voi non vi resta che seguire l'Insovraimpressione, condividere il video, commentare e ci vediamo sempre qui la settimana prossima su Gazzetta.it per un nuovo episodio di Curiosity.